oggi mi preparo con voi, devo uscire e andare a una festa di una mia amica e quindi insomma mi sto preparando e vi faccio vedere un po' quello che combino. Io quando inizio a truccarmi non so mai bene che cosa fare, parto da un qualcosa che so che voglio utilizzare e poi da lì ci costruisco sopra il resto del trucco, oppure un accessorio o quello che è, insomma, tipo oggi ho messo lo smalto nuovo che ho trovato nel giornale Donna Moderna di Laila, e quindi l'ho voluto mettere subito e di conseguenza ho voluto abbinare poi anche il trucco e gli orecchini al colore appunto dello smalto, che è questo azzurro acqua, verde acqua, color Tiffany, non so come cavolo definirlo, che è lo stesso colore appunto degli orecchini, e quindi farò una specie di smoky, diciamo. Però con un richiamo a questo colore qui azzurro e niente, insomma, vi faccio vedere quello che combino. Facciamo un po' lo zoom, faccio vedere l'occhio. Allora, come base, allora, ovviamente ho messo già la crema colorata e un po' di correttore sulle occhiaie. Come, diciamo, base per tutto il trucco vado a utilizzare questo eyeliner in gel di Fraulein, che è questo colore qui, e lo vado a utilizzare su tutta la palpebra mobile proprio come se fosse un ombretto cremoso, perché alla fine è un po' come un ombretto cremoso questo. Si può utilizzare sia come eyeliner ma anche come base o appunto ombretto anche da solo, perché dura molto, asciuga e sta lì e è molto insomma bello, e quindi lo utilizzo anche come base. Appunto, nonostante sia un eyeliner, si stende molto bene, molto comunque morbido. Cazzo fanno le mie vicine, cantano. Non so, spero che non le sentiate perché è una cosa raccapricciante. E quindi così, l'ho messo appunto su tutta la palpebra mobile, e l'ho sfumato anche verso l'alto. Poi, da questa palettina qui di Vivo, che mi sta piacendo tantissimo in questo periodo, perché ha tutti questi toni neutri molto carini, vado a prendere prima questo colore più chiaro, un grigio molto 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 chiaro, e poi questo grigio invece un po' più scuro, e li vado a mettere prima diciamo il grigio chiaro e poi il grigio scuro sulla palpebra mobile, cioè partendo dal centro dell'occhio e quindi lasciando, diciamo così com'è, l'angolo interno, in modo che appunto si veda il verde. Io non so se voi riuscite a vedere, penso di sì. Quindi e lo sfumo anche nella piega, tutti e due i colori. Poi il secondo colore più scuro lo metto più in qui, verso l'angolo esterno. E lo porto un po' verso l'interno. Intanto devo controllare.
Poi vado a prendere un pennello a penna e vado a prendere il colore nero opaco, sempre della stessa palette. E lo vado a mettere in fondo. E un po' nella piega. Poi prendo un pennello da sfumatura e sfumo il tutto. Porto un po' anche verso l'esterno. Riprendo il grigio e riprendo quello più chiaro. Con un altro pennello prendo il colore opaco, questo color panna, e lo vado a posizionare sotto l'arcata sopraccigliare. E all'angolo, un po' all'angolo interno. Poi, con lo stesso pennello a penna con cui abbiamo preso il nero, vado a riprendere sempre il nero, pochino pochino, e lo utilizzo qua sotto. Utilizzo il nero verso l'angolo esterno. Nala, stai attenta. Il grigio. Per il resto e lo sfumo. Qua un po' sporcato, ma poi vado a mettere il correttore. Per far risaltare un po' di più, diciamo, il verde, questo verde acqua, vado a prendere una palette della Sleek, che ho, ed è quella nuova, la Candy, e vado a utilizzare questo colore qui. Utilizzo il suo applicatore. E lo vado sfumare all'inizio dell'occhio.
un pennellino piccolo piccolo, come questo qui, davvero piccolino, vado a prendere lo stesso colore, appunto grigio più chiaro, che ho utilizzato all'inizio, e lo vado ad applicare qui. Per dare un po' più di luce. Mi sembrano più o meno uguali, più o meno, sì, sembra di sì. All'interno dell'occhio vado a mettere una matita color, un color chiaro, un color, questo è un rosino chiarissimo, che in realtà non è molto scrivente, dovrei scaldarla con l'accendino, però vabbè. Vedete questo colore qui. Vado poi ad applicare il mascara e ne utilizzo due. Utilizzo per primo questo qui della Maybelline, il One by One, che mi piace un sacco e mi separa molto bene le ciglia. Quindi diciamo la prima passata per dividermi bene le ciglia e definirle la faccio con questo e poi vado a utilizzare l'I Love Extreme. Concentrazione se parlo mentre metto il mascara, esce un casino. Ok, e gli occhi sono finiti. Sistemiamo insomma il resto del trucco, quindi sotto gli occhi, sugli occhiai, e per delimitare, pulire un po' diciamo magari qualche caduta di ombretto, vado ad applicare un correttore e metto questo qui Rolon dalla Garnier, che anche questo mi sta piacendo moltissimo e mi sembra coprire le occhiaie molto bene. Dove lo metto? E poi lo sfumo, per essere un po' più precisa che con le dita, con questo pennello. Ok, poi io ho un occhio diverso dall'altro, quindi non mi viene mai niente uguale, però vabbè. Vado a pettinare un po' le sopracciglia. Se avessi a portata di mano un mascara in gel per le sopracciglia, lo andrei a fissare. Ma non ce l'ho a portata di mano, quindi fa niente. Allora, cipria. Come cipria vado ad utilizzare una cipria di Elf, che ho distrutto ed è quasi finita, quindi voglio terminarla, che non ce la faccio più a vederlo così, e quindi insomma vado a utilizzare questa qui, che è leggermente colorata. Terminante vado ad usare questo blush di Mua fatto a mosaico, che però per me è troppo chiaro, e quindi praticamente lo vado a utilizzare quasi sempre come illuminante. Utilizzo un pennello fatto così e vado a prelevare la parte, diciamo, dove c'è questo viola azzurro, la parte più chiara, insomma. E lo vado a posizionare. Ma mi stanno mangiando le zanzare, ste stronze. Ma cosa vogliono da me?
sulla parte alta degli zigomi. Un po' sull'arco di Cupido, sul naso e sul mento. Mentre invece come... Ma mi pungono, mi prude come tutto. blush invece vado a utilizzare questo qui di Mua, che è il numero 2, che è un rosa abbastanza chiaro, un rosa porcellino, diciamo. Ecco, ci mancava solo il telefono. Sulle labbra, intanto ve lo dico, ho messo un matitone. Vi faccio vedere questo qui di Elf, la colorazione Coral, l'ho messo sulle labbra e sopra ho applicato questo qui di Kiko per rimanere in tema azzurro. Vabbè, adesso è sporco perché lo utilizzo sempre sopra ad altri rossetti. E niente, il look è finito. Spero tanto che vi piaccia. Se vi piace, cliccate mi piace qua sotto. E se non siete iscritti, magari iscrivetevi. E alla prossima. Ciao ciao. Un bacione.